non sono tantissimi per diciamo un ministero episcopale, però posso dirvi che li ho vissuti in maniera molto intensa e con grande entusiasmo e grande collaborazione sia dei sacerdoti, dei diaconi, della gente, ma anche delle istituzioni. Non dimenticate che ho fatto una visita pastorale e nella visita pastorale tutte le istituzioni, sindaci, tutte le istituzioni presenti mi hanno ricevuto, abbiamo avuto modo di parlare, di dialogare, di affrontare i temi e quindi diciamo qualcuno di orientarli anche a soluzione. Ecco, tutto questo diciamo mi riempie di gioia. È stato molto faticoso, faticosa l'esperienza qui a Terni, perché all'inizio sapete c'era una situazione abbastanza complicata, complessa. Io non ho risolto molti problemi, devo dirvi, però ecco, ho cercato di rendere più sereno un po' l'ambiente, di riprendere il cammino diciamo con minori polemiche, di guardare di più al Signore e a crescere cristianamente. Se poi ci sono riuscito non lo so, lo dovete dire voi. E comunque ecco, questo è ciò che io mi porto nel cuore. È stato molto vicino alla nostra diocesi, perché la Caritas attraverso la San Martino ha presentato diversi progetti che sono stati accolti e sostenuti dalla Caritas italiana e quindi in prima persona da Monsignor Soddu. Ricordo la sua visita qui a Terni, come è stato detto, nel 2019. È venuto lui personalmente sia per inaugurare un progetto sia per sostenere l'impegno della Caritas. È chiaro che Papa Francesco nello scegliere i vescovi predilige quelli che sono sul campo, che hanno le mani in pasta, e quindi ha voluto scegliere per Terni questo sacerdote impegnato nella Caritas italiana. La Caritas italiana è una Caritas molto importante diciamo a livello mondiale, potremmo dire, perché sponsorizza tantissimi progetti. Ora ecco, è chiaro che la sua presenza qui darà ulteriore impulso alle iniziative e alle attività della diocesi per la carità in ogni campo e in ogni settore. Questo potete averlo per scontato. E noi siamo contenti perché oggi c'è bisogno, mi riferisco non soltanto diciamo alla cura materiale dei poveri, quanto alla crescita dello spirito di amore, di carità tra tutte le persone che sono sempre più indifferenti e distanti le une dalle altre.